Ciao, ciao a tutti, non so Oh, come... finalmente! Finalmente, finalmente. Ok, abbiamo avuto lo stesso problema di ieri, ma abbiamo imparato anche a No, hai imparato, è risolverlo. tutta roba tua. Ciao Enrico, ciao a chi ci ascolta, aspettiamo subito i vostri commenti anche per sapere che ci siete. Stiamo andando live con la prima del format dedicato alla Lazio che si chiamerà e che si chiama Casa Lazio, ovviamente i padroni di casa, io e mio marito, Beh, Enrico certo, come Sarzanini. sempre. Ciao Harry. Come va? No. Bene, benissimo. Ti vedo con la Intanto maglia stiamo... della Lazio. Come mai stasera sei venuta vestita con la No, maglia c'è della Lazio? fiori, Ah, figurati. no, pensavo. Un trionfo dei fiorami, proprio, l'infiorata del Perché ci gettato. avviciniamo alla primavera, è chiaro, Ovvio, l'estate. all'estate più che altro. La E primavera è già passata. ok, Harry, siccome ho già un Sì. ospite che aspetta e la voglio Vai. introdurre bene, intanto volevo salutare tutti quelli che ci stanno seguendo, andremo poi a leggere in Guarda massaggio. quanti sono, ciao! Sì, ciao a tutti. Finisce adesso il primo tempo dell'amichevole della Nazionale con la Repubblica Ceca. Gara amichevole che precede poi l'esordio all'Europeo, sarà la gara inaugurale quella tra Italia e Turchia. Questo è l'ultimo test con la Repubblica Ceca. Vai, Harry. Beh, 2-0 ha segnato anche Ciro Immobile, quindi insomma, nemmeno malissimo. Per quanto ci riguarda per questo contenitore, però è un bene per l'Italia perché vuol dire che è una nazionale che sicuramente è in forma. Quindi, insomma, ci fa ben sperare. Però vediamo, insomma, che stasera, oggi poi ne parleremo bene, Francesca, ma la giornata di oggi è stata. È stata un film e allora glielo diciamo subito e le diamo il buonasera a Giorgia Civita. Ciao Giorgia! Buonasera, buonasera a Ciao tutti. Giorgia. Allora, Buonasera. Giorgia è colei che ci seguirà e ci darà una mano in questo progetto folle perché è nata una collaborazione proprio oggi con la redazione del sito lazionews.eu. Che dovrà diventare il vostro sito di riferimento sulla Lazio. Ragazzi bravissimi, puntuali, seri e quindi io sono contentissima che sia nata questa collaborazione con lazionews.eu, con la redazione di lazionews.eu. Quindi mi raccomando, mettete tra i preferiti, primo sito ad andare a guardare e con Giorgia proprio. Ringraziamo anche Arianna, ovviamente, Botticelli Certo. perché ha fatto sì che questa collaborazione prendesse il via e con la redazione a questo punto di Lazio News ed Enrico Sarzanini proviamo a ricostruire quello che dovrebbe essere ancora, siamo in ballo, il D-Day, anzi l'S-Day, il Sarri Day e oggi è successo praticamente come succede veramente. In questi giorni si sono ricorse tante notizie, è succede un po' di tutto. Andiamo, ricostruiamo la giornata. Parti tu, Enrico, e poi davamo la parola a Ma sì, Giorgia. è stata una giornata un po' convulsa perché comunque possiamo dire che a un certo punto, a metà mattinata, si era sparsa la voce di una firma già fatta in calce, quindi di un affare probabilmente chiuso. Così almeno a noi non risulta, poi ognuno ha le proprie fonti, per carità, se a qualcuno risulta la firma, a noi non risulta questa firma. Ma È non risulta stato. pure neanche l'accordo proprio chiuso, insomma, si sta ancora No, si sta trattando, ancora giusto, Giorgia? trattando. Poco fa, tra l'altro, se vuoi, diamo proprio un aggiornamento in temporale, poi ripercorriamo la giornata. Pedullà, che è un po' la persona più vicina a Sarri, che è quella che fino ad oggi mi sembra abbia dato le informazioni più, Puntuali. diciamo, puntuali e veritiere, proprio perché ha un rapporto anche di conoscenza. 9 minuti fa ha twittato 3.300 più 7.800 di bonus, cifre più o meno quelle confermate, cioè quindi. Si va verso una chiusura, ma la chiusura ancora non c'è. Oggi ricordiamo che c'è stato, ieri sera c'è stato l'incontro Fiume a Formello tra Maurizio Sarri, il presidente Claudio Lotito, c'era anche il direttore sportivo Eglitalia. Oggi invece si è upgradato e c'è stato l'incontro tra il presidente Lotito e Ramadani, che è l'agente di Sarri, quindi anche per dare un po' una quadra a quello che sarebbe l'accordo economico di cui parla ovviamente Alfredo Pedullà. Ma il vero scoglio in questa trattativa, Francesca, poi ne parleremo magari con più dovizia di particolari,
non è tanto l'accordo economico che verosimilmente è stato trovato, ma è la questione tecnica, cioè le richieste che fa l'allenatore alla Lazio. Giorgia, lazionews.eu. Allora, io penso, diciamo che nella questione serve, allora, innanzitutto dopo quello che è successo con Inzaghi, proprio la massima cautela, perché qui finché non vediamo nero su bianco tutti, penso che nessuno crede più a nulla. Per quanto riguarda quello che diceva Enrico, concordo, perché credo che più che un discorso economico il problema sia tecnico, o meglio, Sarri rispetto comunque a Inzaghi utilizza un modulo totalmente diverso, quindi passeremo da quello che è un 3-5-2 a un 4-3-1-2 o un 4-3-3. Sicuramente, diciamo, soprattutto il reparto difensivo risentirà di questo cambiamento. Penso ad un Lazzari che è molto propositivo, spinge molto in avanti, magari una fase difensiva di contenimento soffre sicuramente di più, magari rispetto a un Marusic che già potrebbe essere, diciamo, un po' più forte in quel ruolo. Quindi credo che qualora l'iniziativa dovesse andare in porta, anche sul mercato ci sarebbero delle cessioni o degli acquisti importanti da fare, e forse la società è titubante perché si vocifera, poi chiaramente sempre voci non certe, che tra le cessioni ci potrebbe essere proprio Lazzari, che però in questi ultimi 2 anni comunque per noi è stato un punto fondamentale, cioè comunque un giocatore che ha fatto la differenza in casa Lazio in qualche modo. Quindi forse la società, diciamo, vuole avere delle garanzie anche in questo senso, anche da un punto di vista del mercato più che economico, secondo me. È così. Ci sono... Diciamo che sì, ha fatto un quadro, Giorgia, molto 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 chiaro, il quadro è quello... dal punto di vista tecnico, insomma, di quelle, perché poi si parla sempre di cifre senza aver in qualche modo focalizzato che l'ingaggio di un allenatore che ti costa, cioè, che secondo me è benedetto, per carità, ma che ti porta anche a una soluzione tattica diversa, a un progetto, a una proposta tattica diversa, impegna la società sul mercato anche sulla sul refresh dei ruoli, è corretto, perché magari ti servivano più centrali, adesso se passi a una difesa a 4 esatto, prendi un centrale in meno, ma devi prendi il quinto. Anche che nella discussione sarebbe entrato anche Correa, che è un giocatore che, se è molto stimato dalla dirigenza, in particolare il presidente Lotito punta molto su questo giocatore, in realtà in questo discorso tecnico sembra che, io dico sempre col condizionale, però è quello che ci viene raccontato, che Sarri abbia avanzato dei dubbi su questo giocatore, ma non per la forza, per le caratteristiche tecniche che ha per il suo modulo, quindi avrebbe chiesto nel caso magari la cessione e l'acquisto di un altro giocatore. Su questo un po' Lotito si era... Qui siamo proprio nel campo dell'ipotesi, perché insomma... Sì, diciamo che... di certo non possiamo... No, una cosa è certa, no, perché oggi è stata veramente, possiamo dire, una giornata assolutamente convulsa, anche con delle risposte a distanza tra alcuni conduttori radiofonici, lo possiamo dire, tanto viviamo tutti quanti a Roma, sappiamo che è la situazione com'è, insomma. Posso dire la mia, Harry? Credo che oggi non si sia data un bella... scusate, io sono sempre quella bacchettona, Giorgia mi conosce poco, imparerà a conoscermi, purtroppo per lei. Io credo che oggi in generale si sia data una brutta immagine dell'ambiente romano dal punto di vista dell'informazione sulla Lazio, perché questa corsa a voler rubacchiare sui minuti, a fare a chi ce l'ha più lungo ma di mezzo millilitro, devo dire la verità, a detrimento della credibilità della notizia, non è bello. Perché dico a detrimento della credibilità della notizia? Perché io penso, lo possiamo dire, Ilario oggi alle 2:10 l'ha detta questa cosa, che lui era convinto che Sarri sarebbe stato, e poi gli ha risposto Pedullà, gli ha risposto anche altra gente su Twitter. Io credo che ci si potesse limitare, perché Ilario Di Giovanbattista si è preso la responsabilità della notizia, a lui il bene, a lui il male. Se ha preso una grossa toppata, a parte che non se lo inventa, avrà avuto una fonte che l'ha portato un po' fuori strada. Ma noi con le fonti lavoriamo, ragazzi. Forse lui avrebbe dovuto prendersi un po' più di tempo per fare una verifica. Non lo so, poi magari scopriremo che aveva ragione lui. Però suonerebbe strano che stanno a parlare. Ma detto questo, tra colleghi si può semplicemente dire, a me risulta un'altra cosa, piuttosto che andare a giudicare
sul modo di lavorare. Devi cambiare lavoro, siamo seri e poco seri e tutto quanto. Questa cosa tra professionisti non andrebbe fatta. Uno bisognerà che si limiti a dire: a me risulta un'altra cosa, che è legittimo, fa parte della professione, no? Screditare gli altri non è legittimo, è anche No, bello. sono d'accordo. Sono d'accordo. È stato una pagina. Mi dispiace perché poi sono tutti dei professionisti, Francesca, che lavorano da anni, che comunque fanno questo di mestiere, che lo fanno anche molto bene. Però hai detto bene, forse oggi abbiamo dato un cattivo esempio un po' a tutti. E soprattutto si sta giocando sulla pelle dei tifosi, poi diciamoci la verità, che sono Vabbè, ma il quelli. tifoso alla fine che abbia firmato alle 14 o che firmi Beh, però c'è una grande alle fibrillazione. 23:30, c'è una grande attesa. Ma che gli frega, al tifoso gli interessa che questo firmi. Appunto, però se si dice che firma, poi in realtà poi magari la firma ancora non c'è, magari sai, qualche tifoso si può. Non lo so. Ma vi devo dire una cosa, ci sono alcuni di noi molto bravi sul mercato, perché sono abituati a seguire il mercato che segue delle logiche completamente fuori dal mondo, perché sei a rischio musata per un soffio, per un sguardo che quel momento gira storto, non si piacciono più e col contratto e penna in mano non si firma. Ma c'è gente che ha questo particolare skill di seguire il mercato. Io non amo seguire il mercato, a me ogni tanto arriva qualcosa e quando le so le metto, ma non sono una che ama seguire il mercato proprio per questa cosa. Ma non giudico, non giudico, non giudico. Vabbè. Comunque arrivano notizie confortanti, nel senso che più di persone, come dici tu, Francesca, esperte di mercato, in questi minuti danno per imminente questa firma. Io ti dico, ho una sensazione molto particolare: se non firma stasera, non firma più. Nel No, senso che, no, 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 no. È no, che nel senso che la deadline che ha dato Sarri è domani, questo intendo dire. Quindi, diciamo, entro domani questa firma deve arrivare, se no è chiaro che vuol dire che non c'è. Un accordo di massima, però ci arriva, ogni tanto mi arriva qualche messaggio, insomma, di qualche vabbè, collega ma che adesso abbiamo una serie di collegamenti, quindi sarà una calda nottata. Io volevo sapere se prima di salutare la redazione di Lazio News e Giorgia nello specifico, Giorgia, anche a te risulta che questa sera è un all-in? ma io penso che oltre il weekend sicuramente non si possa andare. Già domani che è sabato credo che Sarri voglia comunque avere una certezza da parte della società e quindi credo che stasera, forse massimo domani, la firma ci debba essere, altrimenti sembra complicato pensare che si possa andare oltre. Non ci sarebbero motivi se effettivamente c'è un accordo dal punto di vista economico e se anche sul punto di vista, diciamo, tecnico ci si possa venire incontro, quindi a quel punto dovrebbe essere teoricamente tutto fatto, quindi non capisco perché protrarre ulteriormente, diciamo, la firma. Enrico? Quindi Sì, io te l'ho detto, io sono convinto di questo, cioè oltre domani non si andrà, la deadline dell'allenatore è stato chiaro, quindi se c'è un accordo anche di massima, credo che sia interesse di entrambe le parti, Francesca, firmare e non portarla troppo alle lunghe, Sarri non vuole rimanere fermo un anno, quindi è chiaro che dovesse tramontare l'ipotesi Lazio, lui è chiaro che si vuole, diciamo, trovare una squadra e allenare dopo un anno che è stato fermo, e la Lazio pure deve comunque prendere un allenatore. Per almeno per quello che si evince da quello che si sente nelle radio e si legge sui social, non credo che ci sia un'alternativa a Sarri ad oggi. Però qualsiasi altro allenatore sarebbe malvoluto in questo momento. Credo che la piazza, più che altro, dopo tutta questa trattativa, qualora arrivasse un allenatore che non è Sarri, con tutto il rispetto per qualunque esso sia, non credo che possa avere lo stesso curriculum e quindi penso che proprio la piazza, dopo la delusione di Inzaghi, qualora ci fosse anche un'altra delusione, se così si può dire, qualora Sarri non firmasse, penso che sarebbe anche un problema proprio a livello, conosciamo poi la piazza di Roma, della Lazio, insomma com'è, sarebbe un discorso un po' complicato da sostenere, secondo me. Le aspettative si sono alzate molto, quindi poi sarebbe difficile, insomma, andare su un altro nome, perché oggettivamente su Piazza non c'è un nome di tale peso, No. di tale profilo, ecco. Ha ragione Valerio, scusa Valerio, mi dice di parlare italiano, ha ragione. Mia Perché? mamma. Perché ho detto all-in e ho detto refresh, e quindi lui ha detto parlare italiano, io mi Stanno sto arrivando tante domande, va bene, adesso tra poco poi. faremo vedere tutti i messaggi. Qual è la notizia di punta adesso?
su lazionews.eu che non riesco a metterla online. Ma sicuramente il live di Sarri che va avanti praticamente da ieri pomeriggio, da Formello, appostamenti e quant'altro, e in questi minuti proprio ciò che sta uscendo da Sky e le varie fonti, ovvero quello che sembra essere l'accordo e la firma entro questa sera addirittura sembrerebbe, quindi quella è sicuramente la notizia di punta al momento. Ovviamente Giorgia, qualsiasi aggiornamento importante, tu hai facoltà di fare Certo. irruzione. Certo, Va va bene? benissimo, va bene. Grazie, a più tardi, speriamo Ciao l'ora Giorgia, grazie. di A voi, rompere. esatto, buon proseguimento. Grazie a Giorgia Civita di lazionews.eu, il nostro sito di riferimento. La ringraziamo e a breve seguiranno altri collegamenti. Enrico, sensazioni? Ma sensazioni positive perché si stanno sbilanciando anche quelli che generalmente sono più, diciamo, negazionisti di base, quindi che magari non Non si mi parlare di sbilanciano. negazionismi, ti voglio bene, ti prego, non ce la posso fare. No, te l'ho fatta apposta perché ti voglio stuzzicare anche su questo argomento, anche se non Cioè, c'entra niente. io ho fatto il vaccino ieri, quindi sono Lo viva, faccio domani vegeta, sto mattina. bene. Penso non è uscita nemmeno la terza tetta, quindi proprio normale, Sì. eh. Non ho No. baffi, niente, niente. Io domani sono già prenotato, quindi insomma, no, è noto che c'è, voglio restare cauto perché dobbiamo dire la verità, l'ultima situazione ci ha un po' bruciato tutti. Dobbiamo essere sinceri perché chi più Ma chi perché meno è poi uscito sono male. andato un po' oltre parlando di firma, in realtà loro è come se avessero, cioè mai, io come, mai come Simone Inzaghi ritenevo la firma veramente, veramente un dettaglio, cioè non è il Sì. solito modo di dire, No, no, era un aspettato dettaglio tutti, vero. anche perché, e tu lo sai bene, la spollicciata è tutta a posto, Simone Inzaghi non solo ai giocatori, ma l'ha raccontata anche a Suonava con la macchina poi. qualche collega, eh? No? E insomma, diciamo che lui era magari poco convinto, ma di fatto aveva accettato il progetto. Quindi, insomma, la situazione era abbastanza veramente molto chiara. E invece poi la situazione non è andata com'è. Umanamente un po' mi è dispiaciuto, sono sincero, però lo dico a te come l'ho detto e lo dico ai nostri amici come l'ho detto e lo sto dicendo in questi giorni. Secondo me questa separazione sarà la fortuna di tutti e due, cioè sarà la fortuna sia di Inzaghi che finalmente esce da questa comfort zone romana e potrà misurarsi con un ambiente diverso, sicuramente che ha maggiori ambizioni, anche perché dal punto di vista economico l'Inter è una potenza, e sarà una fortuna per la Lazio che non potrà magari a volte anche schierarsi o coprirsi o nascondersi dietro l'alibi Inzaghi, ecco, diciamoci così. Perché, Francesca, noi dobbiamo essere sinceri, in queste settimane, nelle ultime settimane, Inzaghi è stato criticato, anche se non aspramente, però i tifosi un po' cominciavano a mugnare un po' sulle scelte, su quello che. Quindi era un rapporto, secondo me, che si stava chiudendo. Ed è giusto che si sia chiuso, perché sarà la fortuna di entrambe le persone, diciamo i soggetti, da una parte Inzaghi e da un'altra parte la Lazio. Ora però è chiaro che la Lazio deve fare il suo, deve trovare un allenatore che sia di un certo livello, perché in questo momento serve un qualcosa, serve una bella scossa, anche una risposta a Mourinho che la Roma ha acquistato. Bene, vogliamo leggere qualche messaggio in attesa che si Certo. colleghino ovviamente anche altri ospiti. Allora, salutiamo Maurizio, salutiamo Marco da Twitch perché siamo live anche sul canale Twitch che impareremo a conoscere e Piano piano. vi porteremo, insomma, a seguirci su Twitch, ma con tutta la calma del caso, non c'è problema. Un saluto ad Andrea, che saluta me, saluta te, ad Andrea Ginetti, saluti a Maria Rita, a Mariella Meloni, un saluto, buonasera a Stefano Di Santo, a Orietta Lodi, ad Angela Novara, a Stefano che dice belli, ma insomma una volta almeno per quello che mi riguarda, Sarzanini mai. Stare nella stessa casa, Marco, ovvio, ovvio, siamo però certo, lei sta di là, vedi, lei guarda le pareti, vedi che sono uguali. Io però siamo in sarò casa Lazio, lontano. peraltro, quindi ovviamente è la Certo. stessa casa. Salutiamo Francesco Midaglia, Valeron 1959, buonasera ai coniugi, anche lui da Twitch. Buonasera a Sabrina, a Francesco Roddi, buonasera Giovanna.
Big Harry. Poi, Sarza, ma hai saputo ieri Francesca che ha detto in diretta non è il momento. No, che cosa hai detto? Dopo te lo dico, non ti preoccupare. E Sabrina, che salutiamo perché lei, Sabrina Villa, che seguirà il format sul calcio femminile, che adesso stava controllando che tutto andasse come doveva, perché insomma qualche problema peraltro c'è stato anche stasera. Dice Andrea che ti ho rinnegato, vabbè, ha segnato Ciro, lo so, Mi hai abbiamo rinnegato, detto. va bene, andiamo bene. Stasera funge Isa da Twitch. Twitch. Un saluto a Rosa. Ci siamo, la firma Pedulla conferma. Allora, ragazzi, No, la volevamo firma chiedere. ancora no, Andrea, non conferma, Però conferma noi le cifre dell'accordo, che è ben diverso, quindi vorremmo dobbiamo. chiedervi una cosa, se fosse possibile, di non venire qui a dirci tutto quello che dicono gli altri, perché altrimenti chiudiamo e vi lasciamo seguire gli altri. Nel senso. Come abbiamo visto, le notizie si rincorrono, se no qui diventa, che ci fate diventa matti pure a noi. Abbiamo con noi persone che stanno seguendo l'evoluzione della questione, quindi noi vi aggiorniamo per quello che possiamo sapere. Ovviamente adesso non è il caso perché abbiamo detto che Pedulla è un po' il faro, la stella cometa in questa trattativa per motivi anche di amicizia Rapporti. personale. Con Sarri, Gianluca Di Marzio non lo scopriamo, però insomma, Siamo a così tranquilli tanto. perché seguiamo anche noi, ecco questo vi volevo dire. Stefano, buonasera, notizie su Sarri? Sì, le Siamo stiamo vicini. dando, siamo positivi, sì, no, i messaggi sono un po' datatelli, ecco perché salutiamo Patrizia e salutiamo Andrea. Corrado, Carlo, grazie per l'imbocca al lupo. Ecco, come non detto, Pedulla ha detto che Sì, stasera può arrivare la firma, sì, è così. lo sappiamo, sì, Ogni siamo. trattativa è un parto complicato, purtroppo sappiamo anche questo, che non è mai fluida la situazione quando c'è lo Tito di mezzo, è uno a cui piace pensarci bene sulle cose, mettiamola così. Dipende da Hakimi, siccome non so quando è stato mandato questo messaggio, non, forse con Correa, ecco cosa è legato. Mi auguro che sia l'uomo giusto, Sarri, per fargli fare una squadra finalmente. Taliercio Carlo dice: nonostante Pablito Raspadori, cito il colletto, l'ha fatto. Sì, ragazzi, i convocati della nazionale sono 26. Per quello che mi riguarda, la nazionale ha un colore solo e una maglia sola, che è quella azzurra. Per me, chi Mancini Sono decide di d'accordo, giocare, a me va benissimo. Poi tanto tiriamo la riga perché sappiamo come funziona. È un torneo breve l'europeo, per cui se Mancini riterrà che Raspadori debba giocare al posto di Ciro, in quel momento io sono la più grande tifosa della nazionale, quindi non sono della Lazio, sono della nazionale. Almeno io la vivo così. Per me la nazionale è veramente la certo. vera squadra, proprio io quando non vedo l'ora quando ci sono questi appuntamenti con la nazionale, proprio divento un ultras della nazionale. Quindi non riesco e ho tifato per qualunque giocatore con la maglia azzurra, chiunque, anche quello che con il club detestavo. Io quando metteva la maglia azzurra e veniva Grealish Io pure, nazionale, no, spariva, per me era azzurro. Buonasera, in bocca al lupo per la nuova avventura, grazie. grande Sandri. Speriamo di fare un mercato all'altezza, volessi Dio. Intanto speriamo di chiudere Tanto l'allenatore, prima prima di tutto. chiudiamo l'accordo, poi facciamo Prima qualche l'allenatore. chiacchierata. Ricordiamo che il mercato è stato il nodo della questione, quindi sarà un, come dire, Francesca, un esame importante quest'anno per Lotito, secondo me. Perché se firmerà Sarri come ci arriva in questi ultimi minuti, vuol dire che Lotito dovrà fare una squadra di un certo valore, di un certo livello, perché Sarri siamo un po' a livello Bielsa, cioè ha fatto delle richieste. Anche se non proprio nei nomi, ha fatto anche dei nomi, ma sicuramente li vuole quei 4-5 giocatori, ma è giusto che sia così, Francesca.
Sì, assolutamente. Sì, aspetta che c'è stato un problema sul link, ma è colpa mia, come al solito. Sì. No, Arrivo. è Perché abbiamo possibile. dovuto mandare due link diversi, lo sai il motivo, no? Sì. Quindi sono stra d'accordo con te, me lo porto a casa senza sapere, a scatola chiusa. Poi vabbè, ci sono Andrea, Vicky, ancora un'altra cosa. Sono delle linee guida che stiamo dando. Questo canale non nasce per fare la guerra a nessuno e quindi evitate di dire stavolta questo ha sbagliato, stavolta l'ha fatta grossa. Ognuno di noi ha i profili personali o dell'emittente o della testata che rappresenta. Se avete delle rimostranze da fare, accomodatevi su quei profili, fatelo con loro, non lo fate con noi. Sì, no, Noi anche perché. non vogliamo proprio pestarci a questo gioco, se no questo progetto diventa l'ennesimo puttanaio. È esattamente il motivo per cui siamo nati con un intento diverso. Abbiamo semplicemente fatto la cronaca di quello che è accaduto oggi. Poi io ripeto, sono poi tutti i colleghi che personalmente stimo per mille motivi. Quindi non è che c'è. Quello lì, poi ognuno risponde di quello che dice, di quello che fa. Se queste persone, se Ilario ha detto che ha firmato, avrà avuto le sue buone ragioni per farlo. Cioè, non è che noi dobbiamo giudicarlo per questo. Questo è il motivo. Ok, E qua facciamo informazione. ci dà ragione, grazie Andrea per aver capito. Con Sarri roviniamo la festa a quegli altri? Beh, diciamo Intanto, che mediaticamente teniamo botta, sì. no? Beh, sarà bello perché l'anno prossimo, se firmerà Sarri, si riformerà la sfida che c'era in Premier, no? Molto Come no? affascinante per Sarri e Mourinho, quindi insomma. Sappiamo anche com'è finita, la cosa non ci spiace, no? No, poi insomma si sono pizzicati, si sono un po' insultati, quindi mi piace questa cosa. Finalmente possiamo dire che, certo, quest'anno il campionato italiano sarà bellissimo, se è tutto confermato. È tornato Allegri, è tornato Mourinho, sta per tornare Sarri. È tornato Spalletti. Diciamo che è un campionato che si preannuncia molto molto divertente, Francesca. Un campionato che alza un po' l'asticella, se vogliamo. Peccato perché Conte è andato via, che si sa che ancora non ho capito il motivo. Fammi Nel senso salutare che. Marco che ci dice sei della nazionale, su, sì, no, io sono della nazionale, sono proprio per la nazionale, ma non l'ho mai nascosta da mai questa cosa, cioè proprio tanto. Marco Sindaco è Marco Schiacca che vi abbiamo presentato ieri in una diretta in cui ci siamo presentati, abbiamo presentato quello che restava di noi, che sono riusciti a collegarsi molto in ritardo perché abbiamo avuto problemi molto importanti sul collegamento e quindi siamo andati, pur avendo annullato l'evento di presentazione, siamo riusciti a un'ora piuttosto tarda a presentare in fretta e in furia almeno i format, ma lo riproporremo. Marco, per chi non ci fosse ieri, all'interno di Back to the Football, lui è meglio, si chiama Marco Schiacca, ma è meglio conosciuto come il sindaco, lui sarà l'uomo dei numeri, lui è un match analyst. E sono 7 anni che collabora sui numeri con il Messaggero. Il suo format si chiamerà Il Sindaco dai numeri e lui vi dirà per gli appassionati di numeri, ma anche perché così saprete anche per i fantacalcio cosa è meglio fare. Ma no, questa è un addendum, manco latino posso parlare, se no vi arrabbiate, perché in ogni caso vi farà capire molto delle squadre di Serie A proprio grazie ai numeri, quindi anche chi ha un po' di ritrosia sulle cifre, io sono tra quelle, però Marco ve li saprà raccontare, spiegare, far capire E e vi avvicinerà al mondo dei numeri. non è Quindi poco. no, 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 poi lui è un Un gran fenomeno, lavoro. Marco è un gran lavoro. Esco dal discorso allenatore, ma si potrà tornare finalmente allo stadio, visto che ci stiamo vaccinando un po' tutti, sarebbe cosa giusta. Speriamo di poter tornare a tifare dal vivo, ce lo auguriamo tutti. Diciamo che il governo sta valutando già il fatto che abbiano aperto per gli europei. Sicuramente una prova generale, tra virgolette. Io ho la sensazione che terminati gli europei di calcio verrà fatta una nuova, insomma, comunicazione in merito e probabilmente non ci saranno gli abbonati, credo, da quello che ho capito, ma si dovrà comprare di volta in volta il biglietto per andare alla partita fino a esaurimento, cioè magari all'Olimpico possono entrare 20.000 persone, vendono quei tagliandi. Chi prima riesce a acquistarlo entra allo stadio. Non credo che sarà tramite abbonamento, da quello che ho capito, però
sono tutte situazioni che dobbiamo chiaramente, che devono essere confermate. Una cosa è certa, non rivedremo, a meno che, insomma, speriamo di no, non ci sia una nuova ondata, ma non rivedremo gli stadi vuoti. Come siamo messi con Sarri, siamo in attesa. Questo è proprio... Così, dai, vicini. Manca un pochettino, ancora un pochettino manca. L'annuncio potrebbe arrivare già in serata, se arriverà questa benedetta firma, perché ricordiamoci che in questo momento Sarri è a colloquio con Ramadani nella sua casa in Toscana, al ritiro, perché Ramadani ha portato l'offerta finale di Lotito ad personam al tecnico. Credo, non voglio dire una sciocchezza, che abbia anche contratti a prezzo. Tutto fa presa a girare questo, perché il momento in cui apporrà queste firme sarà ufficialmente l'allenatore della Lazio. Però da quello che ho capito ha questi contratti, nel senso che lui giustamente se chiude, chiude stasera, cioè se è convinto, se no domani si dovranno limare dei dettagli. Però continuano ad arrivare segnali molto positivi, quindi adesso cerchiamo di capire. Siamo in allerta, ecco, mettiamola così, siamo in allerta. Ok, c'è Alberto, che ancora non ha capito come deve entrare, ovviamente è Abate quello che deve entrare. E, guarda, io faccio le cose in diretta, tanto non si offende nessuno. Non ti preoccupare. Alberto, devi entrare sul link che ti ho mandato, clicca, autorizza, cam, il microfono, nome, cognome, enter studio. Ti vedi da solo perché sei un matto. Più facile di così. Più facile di così, non so cosa dire. Ok, ci siamo. Scusa Henry, ti volevo dire, sempre a Brate che si fa riconoscere, sì, ma non è colpa solo sua, eh. Oggi abbiamo avuto un po', abbiamo dovuto cambiare due volte modalità, quindi... Sì, hanno provato un po' a metterci il bastone tra le ruote, ma non ci sono riusciti. Ah, c'è Fausta che dice che è brava Francesca, grande tifosa della nazionale. È così. Ma che li tieni dei conti, disse Lotito a Ramadani? Gasperino e Carbonaro? Eccolo, ce l'abbiamo fatta! È arrivato? Ho deciso di entrare così apposta. Ah, con la sigaretta! È un messaggio subliminale! Allora ok. Però la fumata non vedo il colore della fumata. No, è ancora grigiastra, cioè bianchiccia, non lo so, boh. Bianchiccia, vabbè. Dai, è bianchiccia. Dai. Mancano allora ancora 2-3 voti nell'urna. Allora, cioè, tutti sono molto, ti hanno nominato molto, Harry. Sì, scusami, Alberto. Abate il top, non ne sbaglia una. Ce ne sono stati altri per te, bella Alberto. Eccoci qua. Cioè, tu eri uno di quelli che volevano forse asfaltarti solo qualche tempo fa, ora sei diventato uno dei più credibili. Vedi come si cresce, come ci si fa apprezzare? Oppure vedi come tira il vento. Vedi come uno cambia idea in un attimo. Aspettate che aggiungiamo un altro ospite, ragazzi, qui la formazione è importante. Ah, ecco. Siamo tutti. Ciao, bella gente. Mamma mia. Arriva ciao, anche ciao. Paolino. Ragazzi, posso fare per prima cosa i complimenti ad Alberto? Perché se li merita tutti. Grazie, certamente. Grazie. Paoletto. Basta, fine. Lui sa. Sappiamo tutti. Possiamo dire? Lo possiamo vabbè dire? Vabbè, no, certo lo so. Potete dire, ormai si può dire. Ok, Alberto, dopo. Ecco perché ho detto tanto caso. Alberto, dopo una lunga gavetta da collaboratore. Forse pure eccessiva, però dai, vabbè. Diciamo ecco. È diventato un effettivo assunto, finalmente è arrivata l'assunzione al messaggero e grazie. Lui sa che gli voglio bene come un fratello minore, perché poi insomma un po' l'ho pure svezzato io sto ragazzo, infatti sì, ma non in quel senso, non come Laura Antonelli.
Mazza, la Antonella addirittura che hai tirato fuori, cioè. No, perché tu io ti conosco, tu come sei fatto, quindi cioè io sarei anche tua moglie. Tarzanini è un po' malizioso, in effetti. Esatto. Voluto, va bene. Si chiamava malizia, però scusate, va bene, va bene. Laura, però, vai Laura, dì. Ma la sigaretta posso continuare a fumarla nel frattempo? No, allora, mi state dicendo che io ho scelto l'anno sbagliato per smettere? Mi state dicendo no, questo? No, tu hai fatto bene. Ah, vabbè. Allora, e partiamo da Alberto che mi ha detto che aveva poco tempo, poi non lo so se adesso ha chiuso o deve ancora... Ultimissime, Albe. Vorrei mangiare più che altro ancora, no? Le ultime che sicuramente siamo ai dettagli, che Sarri ha detto sì, innanzitutto vuole venire a tutti i costi alla Lazio, quindi ci siamo quasi. È chiaro, io non credo che stasera arriverà la firma, non credo via PEC e quant'altro, e quindi probabilmente domani dovrebbe venire a Roma, se tutto andrà per il meglio, come immagino questa sera, perché stiamo parlando, cioè è stata alzata l'offerta sopra i 3 milioni, i bonus pure dovrebbero essere stati alzati a 700.000 euro. Si arriva bene o male alla richiesta di 4 milioni e sono più facilmente raggiungibili. Si arriva bene o male alla richiesta di 4 milioni di Sarri, quindi ci siamo quasi. Poi Lotito ieri ha visto meno intransigenza anche per quanto riguarda i giocatori richiesti, dovrebbero essere circa 4, e comunque è pronto anche a rivalorizzarne alcuni. Ad esempio, la sorpresa è che a Sarri piace Scalante. Quindi vediamo. Escalante tra di noi, si può dire. È una sorpresa. Il problema di Escalante è che è anche un giocatore discreto, ma il problema di Escalante era che non era in nessun modo un vice Leiva. No, un vice Leiva. Lui ha caratteristiche totalmente diverse, molto più avanzate, molto più di costruzione. Era no? stato preso come l'alternativa a Parolo, è diventato l'alternativa di Leiva. Esatto. Insomma, un po' di differenza. Insomma, dai ragazzi. Quindi. Però dovrebbe giocare 4-3-3 almeno da quello che filtra, o 4-3-1-2. Non è disposto anche a tornare al 4-3-1-2, ha detto che non è un problema da questo punto di vista. Bisogna capire cosa ne sarà di Lazzari, se riesce a riadattarlo. Sicuramente inizialmente verrà testato, oppure se verrà messo sul mercato, verrà fatto una plusvalenza per poi fare altro mercato. E stesso discorso per Correa, perché lui non è. Che è successo? Che ha combinato? Albe? Mi ha chiamato Matteo Pedrucci in diretta e si è bloccata la connessione. Ok. Confermiamo questi nomi in sovraimpressione, perché abbiamo sentito anche di nomi e di richieste, no? Emerson Palmieri è un nome che è circolato, così come è circolato Boateng ancora prima, però dell'arrivo di Sarri, o dell'arrivo, scusate, dell'accelerata su Sarri. Si era parlato già di Boateng, che è un giocatore a scadenza, a parametro, quindi è stato subito accostato alla Lazio, ma non solo. E poi Maximovic, che per me era una soluzione, 5 milioni sarebbe costata a gennaio invece di Musacchio, e te lo saresti già trovato a casa. A me sono le cose che mandano fuori dalla grazia del Signore. E l'altro nome è, scusate, che ho detto? Isai. Ma altri due nomi su cui fare valutazioni sono quelli di, più che altro perché li stava portando avanti da diverso tempo Tare, sono quelli di Nandez e Torreira, che a me piacciono da morire. Bisogna capire a Sarri. Torreira tantissimo. Ma perché Nandez no? Ragazzi, Nandez è un top player. Cioè, no, io non vorrei fare, ragazzi, scusate, non vorrei fare il guastafeste o il melagrammo, ma coi soldi di chi? Cioè... Ma secondo me, se riesce a fare, è chiaro che non ti basta. Ma che cessione ci sarà? Le cessioni ci devono essere. Secondo me, non ti bastano quelle di Lazzari e Correa, in teoria. Perché poi dall'Europa League arriveranno circa 25 milioni. Sì, però Alberto, la storia ci racconta che il tesoretto è sempre 30-35, non sono mai di più. Cioè, non è che anche negli anni della Champions o altro si sono investiti soldi diversi. Quindi, se il tesoretto è sempre lo stesso. Non lo so, io penso anche alle volte, ad esempio, al ritiro, no? È vero che lui vorrà valutare tutti, per carità, ok? Ma si può partire con 40... Eh? Bravo, esatto.
si può partire con 40 giocatori? Faccio fatica. No, non credo. Non lo so. Ne vuole 24. Giustamente, appunto. Giustamente. Il mischione, che sono stati i mischioni fatti gli anni scorsi, io non credo che si possano riproporre, dai. Poi però, è un scusate. Terzo gol dell'Italia, ha segnato Insigne su assist. Ho fatto 3-0, scusa. No, aspetta. Aspetta. C'è un amico che ha detto, adesso non lo ritrovo il messaggio perché sono veloci, dice quanto mi piacerebbe Insigne vicino a Ciro. Ma va, anche a noi. Volevo dire, che ce vuole, no? Anche a noi. Chiamiamo pure Zeman in panchina, no? No, questa cosa, fermati un attimo. Andiamo anche cosa... Questa storia qua, lo Tito ha venduto la serenità nei liquidi, ce l'ha. Non è così, non funziona così. Non vuol dire niente. Non è che i soldi li mette nella Lazio, quelli sono i soldi che lui della cessione della serenità li deve tenere lui. Non è che li può dare alla Lazio per comprare, non funziona così. No. No, per spiegare, perché la gente pensa, ah, beh, c'ha i soldi, ha venduto la Salernitana. No, ma la società, la Lazio è pure quotata, non è che lui può comprare di suo, ma non siamo in quel livello. Mi sapete dire se Sarri ha firmato per la Lazio, c'è ancora da limare? Di questo stiamo a parlare, non è che stiamo a parlare. Se dovesse essere limato, poi non lo so, a quanto risulta a me, anche se dovesse essere limato tutto entro stasera, la firma non arriva comunque stasera. No. Anche perché comunque lui è in Toscana, da quanto ne so io. Ma non ha, io so che aveva portato i contratti, però allora non è vero. Ok, è un'informazione sbagliata. No, no, no. Che lo sappia, no. Ok, non è infatti. Io sapevo che dopo l'incontro di ieri sera con l'avvocato Pellegrini sono tornati in Toscana e stamattina invece è sceso l'agente Ramadani. Pensavo che Ramadani poi fosse andato in Toscana con i contratti, per quello a parlare. Sì, ma scusate, una nota di servizio, scusate, Camilla non sta scaldando Carlo, a parte che di solito è il contrario. Carlo e Camilla sono, Camilla è la mia gatta, Carlo è il mio cane, piccolo. Già 2 mesi e mezzo, e però è un cucciolotto che... Niente, è un cucciolotto come te. No, io sono grande di età, ma sono nicca. Lui invece è proprio piccolo in tutto, anche di età, e non sta scannando qua, non sta scannando Camilla. Il cane Tamagotchi, boh, vabbè. Sì, è un maltese, cioè non è che ho preso... È un Playmobil, una cosa così, dai. Un corso, perché voglio dire... Tu perché t'annoiavi oltre al gatto hai preso anche il cane, mi sembra giusto. Sì, no, questa è nonna Pera, che l'ha voluta. Ma dici a Pera, il cane e il gatto, ce n'hai 3. Capito? No, c'ho nonna Pera, mia madre, che è la regina madre, e poi esatto. Carla e Camilla, quindi abbiamo fatto The Royal Family. Tu chi sei? Io? Mo te mando un WhatsApp. Ovviamente non sono io, mamma, stai commentando con il mio account. Ah, vedi, stai commentando che grande, che grande, nonna Pera tecnologica, grande. C'ha da fa, cambia account mamma, ok, torniamo alle cose che interessano, che di mamma da Royal Family frega niente a nessuno, volevo dirvi che stanno bene sia il cane che il gatto, se lo sentite abbaiare è perché è chiuso di là. Certo, le firme digitali, i PEC per i contratti nel 2021 ancora girano con i contratti cartacei, se vuole per me può firmare tranquillamente, così ha detto, quindi che rispondiamo? No, ma anche che rispondiamo, perché... ma ragazzi, ma comunque parliamo di un contratto della vita. A me sembra normale che un allenatore voglia essere presente e mettere la firma dal vivo. Ci deve essere un segretario che non c'è stato che ratifica. Dai, che ratifica. E che c'è anche, guarda, un rito che non c'è la firma, non c'è la firma. Dai. Ragazzi, vi volevo chiedere una cosa, perché poi l'affronteremo un po' tatticamente. Sto aspettando un altro collegamento. Adesso siamo tutti abbastanza ottimisti, poi Inzaghi ci ha anche fregato, nel senso che comunque ci invita tutti alla massima cautela, quindi per ora sono sensazioni, non stiamo dicendo che sia fatta, ma che comunque ci sono stati dei passi avanti sostanziali nella trattativa. Confermate biennale con opzione sul terzo? Questa è la proposta? Dovrebbe essere così, sì. Ancora. Sì. Ok. Sarri sta fritto le farine sta cosa. Ok. Detto ciò, che segnale è da parte di Lotito un investimento così importante su un allenatore
importante come background, come profilo e anche come investimento economico e richieste tecniche. Parto io, per me è una svolta storica, cioè io non ho mai visto e fino all'ultimo sono stato abbastanza titubante a riguardo che l'Odido si convincesse. Ora nell'ultimo giorno e mezzo onestamente mi sono convinto, per più che altro perché non è rimasta un'alternativa, perché io non vedevo una passione così dei laziali e un'ansia così, forse nemmeno nel 2016 con Bielsa c'era stata una simile ansia di voler arrivare a Sarri a tutti i costi. Addirittura è stato prestato dalla sua famiglia, è stato prestato da tutti, anche Tare questa volta lo ha messo paradossalmente con le spalle al muro. Ora poi se dovesse arrivare al 100% Sarri, visto che abbiamo fatto il discorso della riduzione della rosa, sarà un grosso esame per Sarri, per Tare, che in questi giorni si è esposto di volere Sarri a tutti i costi, perché poi la Ma rosa io dico l'avevo. che questo è anche l'anno zero di Tare, perché anche per lui deve esserci una ripartenza dopo gli ultimi mercati e credo che anche lui voglia dimostrare di non andare avanti su situazioni di rendita, ma di poter essere di nuovo il direttore sportivo che ha anche grandi intuizioni e che può allestire una squadra importante. Secondo me se la sente un po' sulla pelle questa responsabilità quest'anno, Tare, di essere molto sotto esame, perché è il punto di volta anche per lui, eh. Secondo me sì, assolutamente. Poi, insomma, erano tutti sotto esame e c'era assolutamente anche Tare. Poi negli ultimi giorni, nelle ultime settimane è successo quello che è successo con Inzaghi, e secondo me questo in un certo senso ha pure un po' riunito Tare e Lotito da questo punto di vista. Adesso, per la prima volta io sento anche Tare fare il tifo per un allenatore che paradossalmente potrebbe far riemergere degli antichi problemi di cui avevamo parlato, di Tare che voleva sempre mettere bocca nello spogliatoio. Con Sarri, né Lotito né Tare mettono più minimamente bocca nello spogliatoio. Ecco, questo credo che sia, no, questo credo che sia un salto in avanti molto importante. Cioè, il te stai sempre a lamentare a Simo sta bono, che è sempre stato fatto come un marchio di famiglia nel rapporto che c'è sempre stato tra padre e figlio, tra Inzaghi e Lotito, e adesso cade davanti anche ad un allenatore che comunque ha un nome internazionale che porta la Lazio finalmente ad essere annoverata insieme a tutte le altre che può partire per la lotta al quarto posto alla pari. Insomma, ti scrolli di dosso tutta una serie di fantasmi o di aloni che ti portavi dietro, mettendo lì un allenatore che insomma va per la maggiore e al quale però onestamente non dico devi avere carta bianca perché Sarri è comunque un grande aziendalista, appende il cappello lì dove gli dice il padrone, tra virgolette, però è uno che insomma ha voluto anche determinate garanzie tecniche, i 4 o 5 giocatori comunque li ha chiesti, anche se da quello che ho capito io, lui non è uno che ti fa i nomi, dà le Però caratteristiche, in maniera molto chiara. Poi sta ovviamente al direttore sportivo andare a prendere il meglio da questo punto di vista, però faccio anche fatica a pensare che nel futuro vai a trattare Giroud e porti Murici. Quindi è un importante salto di qualità in avanti. possiamo aggiungere una cosa anche, che probabilmente questa è la risposta più efficace a quello che è successo con Inzaghi. Non so, che sinceramente sarei curioso di, potremmo anche sentirlo, di sapere quello che pensa Inzaghi in questo momento, che per raggiungere la cifra che aveva chiesto ha dovuto sudare le sette camicie, e forse questa è un po' la conferma che quello era un rapporto, come dicevamo prima con Francesca, voi non c'eravate, che probabilmente si era esaurito. Lotito con questa mossa, avete detto bene, secondo me vuole dare proprio una scossa a tutto l'ambiente. E vuole anche, attenzione, avete detto bene, responsabilizzare Tare. Cioè, Però Tare è una guarda, grande. Enrico, È il quello che mercato prima. più importante, Paolo, questo per Tare, Sì, secondo me. questo sicuramente, ma quello che stava prima dicendo Alberto sul suo scetticismo, devo essere onesto, io l'ho respirato fino a cos'era? Ieri sera, Sì, 2 giorni sì, sì. fa, Beh, ieri lo perché dico. non ho mai avuto la sensazione
che fosse realmente convinto al 100%. Sono d'accordo, sono d'accordo. C'era sempre un qualcosa che mi faceva pensare... Ma secondo me Paolo non lo è convinto al 100% nemmeno adesso. Pure secondo me. Pure quando lo prenderà, se dovesse farlo firmare non sarà... Però Alberto, l'importante... Non poteva più tornare indietro. Bravo, è un Nicolo Schnegger è entrato, ragazzi. Però l'importante è che non se ne penta. Perché se poi se ne pente, come è successo già in passato di alcune situazioni, vedete che Zarate su tutti, quando lo poteva cedere non l'ha ceduto, poi diventa un boomerang, perché cioè, ragazzi, con Sarri non è che puoi lanciare commenti di vario genere e varie nature in tribuna d'onore, che tu vinci o che perdi devi star buono, cioè, il cambio di marcia è completamente diverso, non soltanto... di chi fa, non ti dico soltanto comunicazione o comunque segue la squadra, è un'icona talmente grossa ed importante che ti dà quella credibilità della quale fino a questo momento sì, l'avevi, però il rapporto Inzaghi-Lotito è sempre stato un rapporto di padre figlio, sì. Oggi ti scrolli di dosso anche quello, sì. E insieme a tutte le altre, cioè Milan parte con Pioli, ok, la Juve oggi ha presentato Allegri, quello Allegri. Che vogliamo, la Roma con Mourinho, tutti presenti con Sarri, il Napoli c'ha Spalletti, sì, cioè in realtà ragazzi, sono d'accordo con quello che dice Alberto, cioè in questo momento lo titolo non poteva nemmeno più tornare indietro, cioè con chi si presentava, scusate, con tutto il... con Liverani, con Nesta, con cioè, stato la sostituzione, è uscito, erano i nomi... stato Raspadori, scusate, volevo solo dirlo perché mi piace molto sto ragazzo. Basta, ho finito. Ragazzi, mi devo abbandonare perché devo fare pure un pezzo per il sito. Ciao. Ciao, ciao. Alberto. Ciao Alberto. In ciao, bocca ragazzi. Al lupo per tutto, Albe, poi tanto ci sentiamo qui. Certo, crepi. Dammi ciao, una percentuale, grazie. Dammi una piccola percentuale. A stasera, perché qualcuno ha detto stamattina nel tuo pezzo non eri tanto ottimista. Ragazzi, sono passate 24 ore da quando ha scritto l'ultimo pezzo, c'è una giornata, il mercato cambia in un minuto, figuriamoci in 24 ore. No ragazzi, oggi... io ve l'ho detto, non ero, sentendo Lotito fino all'ultimo istante, fino a luna di notte ieri, onestamente non ero ottimista al 100%, però da stamattina, più sono passate le ore, anche l'incontro immediato con Ramadan mi ha portato verso questa direzione. Ok, Albe, ciao, ti leggiamo ciao, Albe. Sul messaggero, ciao, ti leggiamo anche su messaggero.it, bocca al lupo e alla prossima. Ringraziamo Alberto Abate e diamo chi è che buonasera ad Alessio Ferrazza, lui ha fatto parte della Lazio del primo anno di Lotito in quella spedizione con Mimmo Caso, ciao Ale, e poi è stato mio ciao compagno ciao. Di viaggio radiofonico. Alessio è bravissimo, nel senso che Alessio veramente conosce i giocatori tutti, guarda tutto, non gli sfugge niente, e tecnicamente, cioè quando deve spiegarti un qualcosa a livello tattico è mostruoso, mostruoso, e quindi Ale, ecco, cominciano ad arrivare anche i messaggi. Guarda che poi ci credono, eh. Sì, ma ti hanno ascoltato per 2 anni, quindi sanno bene che è così. Lo sanno benissimo, anche se ti chiamano Giuliano San Giorgi, però la stai battendo con Enrico Sarzanini. Eh sì, poi lo vedo pure sotto, quindi è proprio... Eh sì, guarda, sfida. Facciamo così. No, ve cambio, sembrate due terroristi, io vi cambio. Ale, allora, sì. Volevo intanto chiedere a te... proprio a livello anche tattico, ma non solo, che cosa cambia e che risposta sarebbe Sarri, e che come dobbiamo immaginarci il passo Inzaghi, perché tu eri tra quelli che pensavi, un po' come me, che forse quel ciclo fosse un po' esaurito come vena creativa, diciamo così. Guarda, secondo me arrivati a un certo punto vanno... in qualche modo andrebbero rinnovati anno per anno gli stimoli, no? Sotto tanti punti di vista, però secondo me siamo arrivati ad un punto che o c'era un cambio dirigenziale, o c'era un cambio netto, rivoluzione di rosa, o c'era un cambio di allenatore, magari anche con qualche innesto importante, no? Probabilmente si proseguirà, si sceglierà questa strada qui, e per me Sarri come tipo di scelta è quella ottimale, perché è un allenatore, soprattutto quando c'è da costruire, è un allenatore probabilmente uno dei migliori che c'è in circolazione.
Sicuramente quello che cambierà sarà sicuramente l'aspetto tattico. Il fatto di dover passare con la difesa a 4, perché immaginare Sarri con la difesa a 3 francamente viene veramente quasi impossibile, se non impossibile, quindi sicuramente sarà un ritorno alla difesa a 4. Da capire poi se magari vorrà perseguire con questo 4-3 degli ultimi anni, perché lui inizialmente anche ad Empoli in primo periodo e a Napoli nelle prime partite comincia con il 4-3-1-2 con la, diciamo, la mezza punta e trequartista con due punte. La Lazio potenzialmente ha la possibilità anche di replicare quel tipo di modulo lì, però bisognerà capire, perché io immagino che la rosa del Lazio, oltre ad essere un po' svecchiata, vada anche un po' rimpinguata in certi tipi di reparti, no? E soprattutto con certi tipi di caratteristiche. E quindi il fatto che Sarri, secondo me, firmi, possa diventare, ecco, l'allenatore della Lazio, ti dà l'idea che probabilmente si va verso un nuovo ciclo, un'idea di calcio diversa, probabilmente. Dei nomi fatti, allora, dei nomi che abbiamo un po' fatto, te li ripetiamo velocemente, vediamo se Paolo, che non era ancora collegato, o sì, manco me lo ricordo più, comunque, Boateng, certo, certo. Maximovic, Isai e chi era l'altro? Ah, Emerson Palmieri. Emerson Palmieri. Sì, sono questi. Sì, sì, no, i nomi che girano, i nomi che girano sono quelli, Francesca, i nomi che girano sono quelli. C'è anche un centrocampista centrale, da quanto ne so io, nelle indicazioni dell'allenatore, e poi c'è una valutazione ovviamente. Una valutazione ovviamente su quello che è il parco giocatori, che secondo me è il nodo più importante, insomma, al di là del fatto che noi sappiamo quanto la Lazio sia un po' stretta nelle situazioni di mercato in uscita, nel senso che fa tanta fatica. Se ad esempio tu prendi Fares l'anno scorso e pretendi di rivenderlo a 10 milioni quelli che l'hai pagato quest'anno, faccio fatica a pensarlo, sono in curioso prestito, di... Paolo, magari andrà in prestito, credo, no? Boh. Per carità, hai ragione, magari... venderlo la vedo, cioè, difficile la vendita. Tu hai impostato negli ultimi anni il tuo calciomercato sul 3-5-2. Oggi hai dei giocatori che non sono assolutamente funzionali, perché quando io leggo qualcuno dice che Marusic gioca da terzino basso, cioè giocare quinto è una cosa con quella gamba. Scusate se vi interrompo un attimo, si è scatenata un po' sui messaggi, ho soltanto una nota di servizio, scusate. Vai. Sui messaggi, una schermaglia Roma-Lazio tra due chiamiamoli follower che ci stanno seguendo. Posso chiedervi cortesemente di evitare queste cose? Sto rimuovendo commenti su commenti, vorrei dedicarmi più alla diretta che non a moderare una chat, no, che dovrebbe, cioè, stiamo cercando veramente di darvi questa roba, non la fate, vi prego, per far sì che questo non diventi uno dei tanti canali in cui ci si scanna, si urla e si fanno cose approssimative, non, perché altrimenti io sarò molto poco paziente su questo canale, poi sul mio profilo farò quello che credo, qui sarò molto poco paziente e credo di incontrare un po' anche la volontà di Paolo, di Enrico, ma anche di Alessio, che fa parte della squadra. Io banno, no, qui anche... non ci sarà spazio per turpiloquio e queste schermaglie veramente stupide. Cortesemente, per rispetto nostro, che ci stiamo sforzando di voler fare di qualcosa di diverso, ti chiedo cortesemente, non lo fate, non anche mi costituisco a essere antipatica. Francesca, ricordiamo che Back to the Football avrà anche uno spazio dedicato alla Roma, quindi c'è, cioè, ah sì, anche... sì, Back to the Football avrà un format Mamma Roma dedicato alla Roma, e così come a tutte le altre squadre, ci sarà Milano Rossonera, i colleghi che seguiranno il loro format sul Milan, sull'Inter, sulla Juve, sul Napoli, forse avremo sulla Fiorentina, ci saranno calcio vintage, ci sarà calcio femminile, ci sarà le statistiche, l'abbiamo detto, la match analysis, ci saranno tanti format. Quindi questo non è un canale in cui tematico sulla Lazio, ospita questo format che è dedicato alla Lazio, ma per cortesia evitiamo di fare ste schermaglie veramente da basso quartiere romano. Posso dire un'altra cosa? Di
quindi questo. E dico un'altra cosa, Emiliano Frollo Alabama, Francesca ti amo, ma chi è questo, scusami? Diciamo anche di sfasciare le famiglie. Anche forma sua Salernitana, ovviamente, ci penseremo. Torno a, da Alessio. Ale, della rosa attuale, no? Perché prima Alberto ci stava dicendo che non se lo spiega, però che praticamente Sarri avrebbe spesso un parere, un giudizio positivo su Escalante. Nel 4-3-3 di Sarri ci sta un Escalante? Beh, bisognerà capire se Escalante... No, nel senso che poi Escalante è un giocatore che comunque ha un trascorso importante in un campionato importante, perché la Spagna è comunque un campionato di livello importante. È chiaro che non è un giocatore di prima fascia, questo penso sia abbastanza chiaro. Bisognerà capire se Escalante, visto quest'anno con noi, sia un giocatore che abbia delle potenzialità magari inespresse, no? Perché Sarri, io prima ti dicevo che è un allenatore che sa costruire, e probabilmente nel momento in cui c'è bisogno di ricostruire è quello più indicato, è perché ci sono alcuni giocatori che possono magari rendere di più con quell'allenatore lì. Magari lui è Escalante, per quello che abbiamo visto, è un giocatore che è aggressivo, fa del calcio, insomma, una pressione sempre in avanti, quindi con Sarri che ha questi principi di gioco potrebbe magari rendere di più. Immaginare che possa essere un titolare inamovibile della prossima Lazio mi risulta complicato, no? come visione. Però se Sarri ha espresso un parere positivo, se noi ci fidiamo di Sarri come allenatore, siamo felici che Sarri come allenatore venga alla Lazio, accettiamo magari anche quello che possa essere un suo giudizio anche su giocatori che quest'anno magari hanno espresso, non hanno espresso tutto quelle che sono le loro qualità. Ve la butto lì, vi faccio vedere questo messaggio, così vi faccio a giro esprimere un parere anche tecnico sulla soluzione. Marcos Alonso a sinistra, che nel Chelsea non ha spazio, secondo voi quanto potrebbe costare? Tatticamente risponde Alessio, poi rispondiamo un po' tutti, vai Ale, parti tu. Sa Marcos Alonso? Allora, a me è un giocatore che piace tantissimo, però ti dico anche che è un giocatore che ha quei 6-7 gol l'anno in canna, e quindi è un giocatore, soprattutto un difensore, potrebbe risultare poi importante perché calcia punizioni, quindi è un giocatore importante con un pedigree importante, con delle squadre di livello. Anche lui comunque storicamente, nel periodo appunto con Sarri al Chelsea, ha sempre ricoperto un po' il ruolo di quinto, che non come terzino basso, sia alla Fiorentina, anche al Sunderland inizialmente, quando prima di venire alla Fiorentina ricopriva, perché comunque è un giocatore totale di anche lui di grande gamba, di fisicità. Però secondo me ci sono giocatori che possono esprimersi meglio a 5, ma se hanno la capacità tattica di imparare, magari forse a 4 possono riuscire anche meglio, nel senso che poi avendo tanto campo davanti è possibile che riescano a esprimere meglio quelle che sono le loro capacità. È chiaro che il problema dei cosiddetti quinti è quello che magari a livello tattico hanno bisogno di fare un passettino in avanti, nel senso che cambia qualcosa negli scalari, cambia qualcosa nelle diagonali, quindi vanno disciplinati da questo punto di vista, quello se altro. Paolo? No, ma ragazzi, giocatori del genere magari, credo che prenda 4 milioni e mezzo, 5 milioni al Chelsea, se non sbaglio, cioè io con tutto l'affetto, ma manco tanto, sì. Quindi per carità, quando parliamo di giocatori di quella fascia lì, a me va bene tutto da questo punto di vista, soprattutto alla luce di quelle che sono state le difficoltà nel prendere giocatori nell'arco degli ultimi anni. Credo che abbia 30 anni comunque, quindi eventualmente anche dovendo svecchiare la rosa, di quei giocatori lì ne puoi prendere al massimo uno o due, ma io credo che si andrà molto sui profili a parametro. Io credo che Tare dovrà essere molto bravo nell'arco del prossimo mercato a scegliere dei giocatori comunque a parametro e che comunque possano avere anche un eventuale budget di spesa tra virgolette limitato, nel senso che, ripeto, la Lazio storicamente mette a disposizione del suo direttore sportivo 30-35 milioni, e lo ha fatto lo scorso anno con la Champions League.
quest'anno c'è stato il Covid, non c'è stata nemmeno la Champions League, credo che il grande investimento venga sicuramente fatto sull'allenatore e poi dovrà essere vagliato ovviamente quello che è il materiale a disposizione, che comunque come filtra a Sarri piace. Poi bisognerà ovviamente limarlo, perché io ripeto, continuo a pensare che ci siano dei calciatori che, per quanto noi vogliamo giocare con il subbuteo e collocarli da una parte o da quell'altra, non sono adatti per giocare un 4-3. Anche se a livello di prezzo credo che, a parte che su Alonso c'è anche la Roma, quindi sarebbe già un derby su un giocatore. Comunque si guadagna, Paolo, addirittura mi sembra 5 milioni di sterline l'anno guadagna, se non vado errato. Però invece il prezzo del cartellino in realtà, che si aggira sui 10 milioni, potrebbe essere invece... Sì, però non è probabile per il costo del cartellino che non per l'ingaggio. Quello è il problema. L'ingaggio è un po' proibitivo, ma nemmeno la Roma credo possa permettersi un ingaggio da 6-7 milioni, insomma. Stanno sperando che Dzeko quasi quasi vada via, proprio per evitare questo dispendio, figuriamoci. Mi ricordo che non è a parametro, Enrico, dato che stai verificando, mi ricordo che non è a parametro, giusto? Quindi. Conferma. Sì, è scadenza, se non sbaglio, 2022. Se non sbaglio, 23. Vi mollo 30 secondi, ragazzi, vi mollo, vai. Non vi muovete. Parolacce. Vai, intanto poi lo riaggiungiamo. C'è un problema portiere, ragazzi, ci sono due messaggi che ci dicono quanto c'è di vero su Gollini. Finita 4-0. Posso dire, le divise non sono così brutte, ci faremo gli occhio. Io non le trovo scene, ed è vero che sono state ispirate da Berzot, perché sono un po' quelle. Aggiungo una cosa, che per qualsiasi cosa fa Giorgio Armani va bene, questa la volevo mettere così, così. E Ale, fosse rimasto Inzaghi, questo lo conferma anche Enrico, non ci sarebbe stato il minimo dubbio che il portiere titolare sarebbe stato Pepe Reina. Sì. Ora andiamo in continuazione, perché c'è Sarri, sappiamo, il Napoli, cos'è, ma c'è un problema portiere, e soprattutto Stracoscia è un'opzione per fare cassa, anche se poi lui non rinnoverà il contratto e scade il prossimo anno il contratto di Stracoscia, giusto? Sì. Guarda, ti dico, sì, un problema portiere c'è, ma è un semplice fatto, perché comunque, come giustamente dici tu, Stracoscia è un portiere che va a scadenza il prossimo anno, perché comunque questa stagione ha giocato quasi sempre Reina, e probabilmente il prossimo anno con Sarri vedo avvantaggiato Reina, poi che possa giocare Stracoscia, per carità, ci può stare. Il fatto che, come giustamente dice anche Paolo prima, immaginare che Lazio possa spendere tantissimo in sede di mercato diventa complicato. Magari può essere un giocatore che ti consente magari di fare cassa e cercare poi di andare a prendere dove hai stretto bisogno. Il fatto è che comunque devi pensare che Reina è un ottimo portiere, ma ha 39 anni ormai, quindi quindi bisogna capire che va bene, per carità, però bisogna si decide di puntare su Stracoscia rinnovandolo, oppure Stracoscia, secondo me, deve per forza di cose essere un giocatore che può permetterti di monetizzare. Sì, con le dovute, cioè, nel senso, se avessi avuto più forza contrattuale avresti monetizzato di più, non dovevi arrivare. Posso sottoscrivere la formazione che adesso ci viene mandata da Daniele? Cioè, però, ragazzi, magari. Ma devi tirare fuori 50 milioni di euro. Ma non bastano, Enrico. Guarda che non bastano, hai ragione. Cioè, Torreira, Nandez, Mertens, solo Nandez vale. Ma Nandez vale una cifra spropositata. Quanto costa sta formazione, Ale? E ti piacerebbe su carta? No, a me piace tanto, perché comunque è anche completa, ma anche in panchina, se vai a vedere, ha anche qualche giocatore di livello. Ad esempio Messias è un giocatore che, per quanto noi pensiamo che giochi col Crotone, però io ti dico che come alternativa secondo me potrebbe essere un giocatore molto interessante. Ad esempio quest'anno ci è mancato quel giocatore in mezzo al campo che, nel momento in cui usciva Luis Alberto, la nostra qualità di gioco è calata tantissimo.
e quindi secondo me trovare un'alternativa di livello, a livello proprio qualitativo, secondo me è importante, perché noi dobbiamo cominciare a immaginare una Lazio forte non soltanto negli 11, ma anche in 5-6 giocatori che gli consentono di fare delle rotazioni. Sì, ma vedi adesso, ad esempio, il discorso che faceva Alessio su Messias, che condivido tutto, mi domando, ma perché il Crotone va a prendere un giocatore che fino a 2 anni fa, se non sbaglio, giocava in Serie D, dimostrando tranquillamente di poter fare la Serie A, e non sono in grado di fare lo stesso tipo di percorso le squadre italiane? Cioè, il Napoli ha preso Di Lorenzo, se non ricordo male, dall'Empoli, l'Empoli lo prese dal Matera che fa lì. Quindi questo vuol dire che comunque, anche andando a guardare in Serie B e in Serie C, i giocatori ci sono. Quindi nel momento nel quale devi andare comunque a ricostruire, perché siamo bravi tutti, Marcos Alonso, Nandes, per carità, poi però sappiamo il quadro della situazione, sappiamo storicamente quello che è il budget, quindi davanti a una situazione come questa anche guardare ad esempio a quello che viene da casa nostra non sarebbe nemmeno sbagliato, penso, no? Comunque credo che sulla questione del portiere bisogna anche capire come la questione portiere su Sarri non è uscita, io non so che idea abbia, però, e non c'è nemmeno, Paolo, non c'è nemmeno arrivata notizia, nel senso che però è vero che come tu ben sai, Stracoscia ritiene di essere un po' stato tradito, tra virgolette, sì. Ok, bravo, grazie, ha cambiato l'allenatore, questo no, il procuratore. No, ah, l'allenatore, ha cambiato l'allenatore, le gerarchie possono cambiare, un giocatore, anche se è rimasto ferito per essere stato magari impiegato poco considerato l'anno precedente dal precedente tecnico, con un tecnico nuovo potrebbe tornare magicamente in ballo anche stimoli, volontà, no Ale? Sì, ci può stare, però bisogna sempre capirci, cioè, ogni situazione poi è soggettiva, perché cambia tante cose, la mentalità del giocatore, il carattere del giocatore, ma può anche considerare magari conclusa la tua esperienza a Roma e provare diciamo magari la voglia di andare anche in un altro campionato, perché ci sta, no? Ci sta tutto. Il fatto che l'allenatore cambi può essere un qualcosa per, diciamo, per tirare fuori degli stimoli e rimetterli in gioco, quello sì, però credo che poi alla fine lo sapremo soltanto con il mercato. Sì, Daniele, però tu non tieni conto che tu ne vuoi cedere 2 e ne vuoi prendere 5, a cui devi dare 5 ingaggi rispetto ai 2. Cioè, ma voi valutate... Aspetta, no, riesci? fra, no. Però tu 3 ingaggi già l'hai mandati, l'hai persi. Lulic, Parolo e Radu al momento. Poi Radu magari sì, rimarrà... Ma non sono questi. Dai. Non sono questi gli ingaggi che hai preso. Hai preso anche un allenatore diverso, eh? No, appunto, no, dico, comunque ci sono anche dei giocatori che comunque hanno terminato la loro avventura qui, certo, ragazzi, lo sforzo, noi stiamo girando intorno, è inutile che facciamo gli incastri, cioè se prendi Sarri devi fare investimento, non è inutile che non ti puoi discostare, quindi Tare quest'anno deve essere sul pezzo, deve vendere quella pletora dei giocatori inutili che torneranno, perché poi qual è il problema? Qual è il problema? Che non c'è manco più la Salernitana come scivolo. Dove li appoggi? Meno male, così forse li vendiamo e ci danno qualche soldo. Però, oppure li liberano, perché ecco, Alessio è stato giocatore e lo sa. Ci sono anche dei momenti in cui puoi svincolarli. Ah, certo. Sì, bisogna... Bisogna vedere se accettano, perché se rimangono col cerino in mano non te l'accettano, però... No, io ad esempio sono abbastanza d'accordo con il discorso che faceva Paolo prima sul momento di ricostruzione, all'andare a puntare anche su giocatori, soprattutto no, nell'andare a riempire la rosa. Prima che abbiamo detto Messias, ha fatto giustamente riferimento alla parabola di Di Lorenzo, prima sotto scorreva un nome che è Ricci dell'Empoli. Ricci dell'Empoli è un 2001, è veramente bravo. Cioè, ad esempio quelli sono colpi in prospettiva che secondo me andranno fatti. E ti dirò di più. Che Sarri questi giocatori li accetta, la differenza forse sì. Mourinho non li accetta, perché Mourinho è più da giocatore pronto. Era. Sarri costruisce, Sarri il progetto è futuribile, non è istante. È tutto, Francesca, è tutto vero, però mai come in questa stagione
bisogna invertire anche una tendenza che è stata sempre quella di andare a cercare, come giusto che sia, di spendere meno quando si va a comprare e sparare delle cifre che poi dopo il mercato non riconosce quando vuoi andare a vendere. Cioè, se l'attenzionato di turno è Correa, perché tutti bene o male sappiamo che l'obiettivo, insomma l'idea è stata messa lì su Correa di poterlo vendere, anche se a me stasera mi raccontavano che insomma Simone Inzaghi come alternativa sulla fascia ha chiesto Marusic, quindi adesso vediamo come finirà la storia di Hakimi, però potrebbe essere Marusic il nome dei desideri di Simone Inzaghi, al di là di altri giocatori che sicuramente sono lontani. Sì, Enrico, è quello il discorso, cioè se per Correa chiedi 40 milioni e dai su Paolo, poi fai fatica a venderlo, cioè dove lo vendi? Lo so, ma lo dico, poi non credo che regalerà Inzaghi il giocatore, adesso vuoi andare no, proprio io non ti parlo di Inzaghi, non ti parlo di Inzaghi, ma per carità, figurati dopo come sono andate le cose. Cioè, secondo me se si presentano con 100 milioni per Milinkovic ce ne chiede 200. Cioè. Sì, questo sicuramente, però ti dicevo, al di là di quello che potranno essere i desideri di uno o l'altro, se tu per Correa chiedi 40 milioni o per Stracoscia che scadenza contrattuale Radio Mercato portava 20 milioni, ma chi te li dà 20 milioni per un portiere? Oggi nessuno. Capisci? Quindi la priorità è anche quella, cioè di sapersi anche adattare a quello che è l'onda del mercato, perché sennò diventa tutto maledettamente complicato. Sì. Chiedo a Enrico e a G, sì, a Enrico. Enrico per ultimo, mio marito per ultimo, il padrone di casa, mi sta zitto. Grazie. Ecco. E, no, comunque quello che ho detto ieri, ho detto che non siamo sposati, l'ho svelato. Che noi siamo una coppia di fatto, ma in realtà non abbiamo mai firmato. Continuano ad arrivare messaggi, fai complimenti a tua moglie, quanto è bella tua moglie, ma chi la conosce sta moglie? Vabbè. Anche perché quando stai da solo giri con dei caschi abbastanza improbabili, Enrico. Bravo, vabbè, Chiara, giusto perché è una sorella, perché sennò sarebbe da prendere la per i capelli, fa tutto, tutta strisciata. Ecco, però qua. Ecco, no, io la vi abborsettate, te lo dico. E... immaginate la scena. E... no, vabbè, siamo una coppia di fatto. Non abbiamo mai ratificato questo rapporto, però non escluso che si possa fare veramente in futuro. Mai dire mai. Perché noi vorremmo sposarci in chiesa. Ecco, volevamo farlo quest'anno. Il Covid ce l'ha impedito. E detto con Paolo che ufficia il matrimonio con la faccia, sì. Assolutamente. Il mio testimone è Alessio, quindi vabbè, il mio è Paolo, certo, ovviamente. E a Pinelli che lo dice, vabbè, no, Pinelli facciamo falpaggio, sì. Porta le fedi. Va bene. Quando ero piccola io dicevo che ma era vero, perché io ero piccolina, non c'entra niente, facciamo una divagazione, piccolina, un po' bamboletta, e a me mi facevano fare la damigella a tutti i matrimoni che ha mandato Dio, arrivavo io con sto vestitino da sposa, con queste fedi, capito, me se prestavano, e io dicevo, poi vi farò prima o poi vedere una foto, che io facevo la madamigella. La madamigella, e quindi io sceglierò una madamigella per il mio compleanno. Detto questo, secondo voi qual è, guardando un po' alla rosa, la priorità sul mercato, al netto di quello che poi succede, perché il mercato è anche cogli l'attimo, però se dovessimo ragionare in maniera razionale, qual è la priorità? Cioè, arriva Sarri, diciamo che arriva Sarri, siamo tutti positivi stasera, poi magari domani arriva Mazzarri e ritorna con detto, ragazzi, ma così poi? No, lo so, mi è uscito, perché volevo dire una cosa grave, per me è più grave di questa, non mi può venire, voi lo sapete, che insomma io non amo particolarmente Mazzarri, da mai. Una simpatia. Ma non è quello. No, non posso. E dai tempi della regina, che non... E quindi si torna al 3-5-2 e quindi parliamo di altro. A stasera, in cui la fumata verso il sì, verso l'accordo con Sarri è più biancoceleste che nera, qual è la priorità? Guardo la rosa e dico,
i primi tre acquisti nei ruoli che devo fare, Alessio? Allora, il primo acquisto per me è il centrocampista. Ti dico centrocampista perché o basso, se tu intendi giocare con Luis Alberto e Milinkovic come mezzali, allora devi prendere il centrocampista basso, perché io non escludo la possibilità che lui possa metterci Luis Alberto basso, ad esempio, no? Come tipo di ragionatore, perché quello secondo me è un ruolo molto importante per il tipo di gioco che fa Sarri, il giocatore lì davanti che ti palleggia. E quindi quello probabilmente è la priorità, perché comunque Leiva, nonostante sia un grandissimo giocatore, abbiamo visto che ormai, soprattutto in quel ruolo, c'è bisogno di anche più freschezza da un punto di vista proprio atletico. Probabilmente se nel caso in cui decidesse di giocare con il 4-3-3, a quel punto andrebbe preso almeno un esterno, se decidessi poi di giocare con Correa, no? come terzo esterno, che lo ha fatto, anche se, ti dico la verità, lo preferisco un po' più come trequartista barra seconda punta, però se decidesse di giocare con 4-3-3 con Correa esterno, prendere l'esterno a destra, e qui, in quel caso poi andrebbero fatte anche delle valutazioni, perché poi nel Napoli ad esempio c'era un esterno ragionatore come Insigne che dava qualità, e l'altro che si inseriva come Calicon, no? Quindi là poi si andrebbero a innescare determinati meccanismi che al momento Lazio non ha né l'uno né l'altro, quindi potresti proprio fare da capo. E l'altro probabilmente ti dico che è l'esterno sinistra, il terzino sinistro. Paolo? Beh, i ruoli sono quelli, insomma. Io probabilmente andrei sui due esterni alti, giocando, ipotizzando ovviamente che si giochi a tre, e su almeno un esterno titolare basso. Poi ovviamente parti con il ritiro, vedi quello che c'hai a disposizione, cerchi di adattare, perché io ripeto, faccio fatica a pensare che si possa razionalmente dire ok, Lazzari fuori, Fares fuori, Marusic fuori, cominciano a diventare un po' troppi. In più ricordiamoci che questa è una rosa anche abbastanza vecchiotta, va svecchiata, ce ne sono tre che sono usciti e che comunque devi ringiovanire la rosa, quindi inizialmente prenderei lì dove non ho. Se devo giocare 4-3, due esterni alti non ce l'hai, che poi fra l'altro, attenzione, se giochi 4-3 non ne bastano due, ne servono quattro. Cioè, su dei ruoli dove tu non hai proprio devi intervenire in maniera drastica. Ecco perché ti ripeto, sono molto molto curioso di capire quello che sarà lo sviluppo del calciomercato. Intanto, priorità secondo me alla difesa, assolutamente, ragazzi, la Lazio in difesa è messa male. Tra le altre cose, tu avrai Acerbi che fa l'europeo e speriamo che possa proseguire fino in fondo, quindi ha cambiato l'account. Che succede? Ah, ecco, ma che lo dico, venne la serie. Fate così, immagino la giornata dei campioni nostri, cioè traduco. Prima gli rimogliamo quelli che tornano e vendiamo il pacchetto all'uovo, così se lo compra già bello e confezionato. Tanto sei complicata, Pera. No, è paracula, non è complicata. Esatto. Mettiamoci pure il fiocco rosso sopra, così gliel'abbiamo confezionato. Sì, Magaras. Ok, prima di salutarci, perché siamo a 7 minuti dall'ora e mezza, così poi chiudiamo, sì. A chi è, cioè per voi Sarri era il meglio, cioè non si può, cioè era l'uomo giusto al momento giusto, al netto che dall'altra parte ci sia Mourinho, perché secondo me non deve essere guidato da quella la scelta, no? Allora, era l'allenatore che più vogliamo Piero in diretta, ci manca. Era l'allenatore in cima alle vostre preferenze? Paolo? Ad oggi sì. Cioè, ad oggi sì, e credo che comunque anche per come è andata, ad oggi sia andata nella maniera migliore. Mi spiego meglio. La situazione di Simone Inzaghi, insomma, la conosciamo abbastanza bene nei dettagli. Quello che almeno risulta a me è che Lotito abbia parlato almeno due volte de visu con Gattuso e che Gattuso aspettasse la telefonata di conferma per venire alla Lazio
la sera di Napoli-Verona dopo l'ultima dopo di campionato. Il campionato, ha aspettato la domenica, ha aspettato il lunedì, nessuno l'ha chiamato, il martedì è andato a Firenze per non rimanere col cerino in mano, cose comunque già successe. Al di là di tutto questo, se poi dopo viene fuori che per tigna, per disperazione, per grinta, perché la piazza te lo chiede, per 1750 altre motivazioni, poco convinto, però alla fine prendi uno dei migliori allenatori in circolazione in questo momento, insomma hai fatto una gran cosa. E testimoni comunque nei fatti, non soltanto a parole con l'obiettivo di 3 anni di voler centrare la Champions League e quant'altro, e poi ti presenti con un mercato come quello, insomma, della scorsa estate, di fare sul serio. Poi ovvio, non è che basta Sarri, non è che sa Sarri gli dai andiamoci all'allenatore, intanto portiamoci a casa quello, Paolo, la prossima sarà con un allenatore fatto e cominceremo a ragionare sul mercato, anche se adesso l'abbiamo fatto ottimisticamente a grosse linee. Ale? Beh, tu lo sai, io ho sempre stato un estimatore di Sarri, quindi io lo considero, a prescindere dalla vicenda Inzaghi, a prescindere dalla possibilità di vedere che è caduto sulla nostra panchina, secondo me è il miglior allenatore che tu potessi prendere, sia che se fosse stato libero o meno, nel senso che proprio nel momento storico in cui siamo, no? Proprio di ricostruzione della rosa, per me, ti ripeto, è il miglior allenatore che potevi prendere, e speriamo possa, insomma, come giustamente dice anche Paolo, è vero che poi il mercato andrà adattato, perché è normale che ha bisogno di determinato materiale per poter lavorare, questo non ci piove, però non è nemmeno un allenatore che diciamo ha bisogno per forza della squadra, eh? Lui è uno di quelli che la squadra la crea, e qui lui è uno di quelli che crea valore come allenatore. Adesso rispondiamo anche a Giovanna. Allora facciamo così, io saluto Paolo, ci diamo appuntamento alla prossima, seguirà. Ciao ragazzi, ciao Paoletto. Ciao Paolo. Ciao, sono le 22:57. Non c'è firma, se l'ha nato. A chi lo chiediamo? Ma tu scusa, tu gli fai ciao Paolo e poi gli fai la domanda, ma cioè manca il bevuto e già si embriaca, come dici te? Questo è matto. Ma Alessio, scusa, prima di lo saluto e poi gli fai un saluto, c'è l'ultima domanda, ok? Sì. E come si fa? Ciao diciamo Alessio, grazie di tutto. Però e se ti tu volevo fai chiedere ciao. Cioè io mi sono portata la serpe. Ciao, fallo dopo. Scusami, vedi, ciao si dice dopo, no? Scusami. Ale, tu fai parte di questa squadra, lo sai, sì. E quindi anche perché sei stato cooptato, io sono contentissima di averti messo in mezzo. Ecco, in mezzo proprio perché te lo sto dicendo così, che sei precettato. Lo sai che mi fa piacere, quindi. Io sono contentissima e ci diamo appuntamento alla prossima. Grazie e buonanotte. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao Nico, ciao. Ringraziamo anche Alessio Ferrazza. Tesoro, rimaniamo io e te da soli. Io e... Che so, dalla parte sbagliata, aspetta, rifatto. Due critiche. È andata bene, dai, per questa prima allora, serata. Allora, siamo ancora in diretta, non ti allargare. No, devi migliorare un po' la connessione internet. Se vuoi ti mando delle persone che ti sistemano un po' la questione, perché poi ogni tanto... Dato che la mia connessione è perfetta, ce l'ho qui e c'ho tutte le ondine piene. Sì, ma frizzi è un problema. La ma mia non è frizzi, sarà un problema della piattaforma, non della mia connessione, perché c'ho anche la fibra, ok? Neanche, voglio dire, la fibra veloce, o me frega i soldi a team o non è un problema mio. Detto ciò, sì. Detto ciò, volevo intanto ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito fino adesso. Chiedo a tantissimi. Te... Tantissimi, l'ho visti, tantissimi, sono contento, veramente. Sì, questa era la coppa più bella del mondo, ci dicono. Grazie. Allora, questo è stato il primo appuntamento con questo format, ve lo ripeto, circola, gira nel ticker sotto, Casa Lazio, se vi è piaciuto... parlatene, passate parola, l'obiettivo è quello di crescere, e seguite delle piccole linee guida che vi stiamo dando per cercare di tutelare, insomma, anche un po' la serietà nel senso di
professionalità, non di serietà, perché non ci riusciamo a prenderci troppo sul serio, e la leggerezza non deve mai mancare, però questo non significa prendere derive che non ci piacciono. Siamo in un grande contenitore in cui ci sono tutti, questa diventerà una famiglia allargatissima, l'obiettivo è quello di far crescere il canale, quindi quello che vi chiediamo. Intanto vi diciamo che ancora non risulta che Sarri abbia firmato, possiamo andare alle 23 a dormire sapendo che ancora al momento non è stato formalizzato alcun accordo, ma si va verso, almeno in questo istante, verso una soluzione, una svolta positiva della trattativa, quindi tenete le dita incrociate, perché sto facendo 60 cose insieme, la regia, i ticker, i messaggi, cerco di leggere perché ho paura che vada in onda qualcosa che non deve andare. E vi ringraziamo anche dei complimenti e vi diciamo, se vi è piaciuto andate su questa pagina, se volete lasciate anche una recensione, si può, like sulla pagina, attivate la campanellina per essere informati quando partiranno i nuovi contenuti e ci saranno nuove live, non solo nostre, ma di tutta la famiglia di Back to the Football. La logica è, torniamo a parlare di calcio non troppo in modo serioso, ma in modo serio, in modo pacato e in modo educato. E che altro vi volevo dire? Siamo anche su Twitch, chi vuole e ha già scaricato l'applicazione può cercare il canale di Back to the Football. C'è qualcos'altro da dire? No, che dovete continuare a seguirci perché le sorprese non finiscono qua, e non dire troppo perché sennò poi non ci scoprono. No, devono seguirci. Abbiamo tante sorprese in serbo, abbiamo tante situazioni che si stanno evolvendo, quindi insomma vi terremo compagnia per gran parte dell'estate. Assolutamente, ci chiedeva Giovanna, mi pare, come si rimane con voi. Allora, volevo spiegare questo, stiamo andando in questo, poi partirà l'europeo, in questo calciomercato stiamo andando un po', chi ha notizie va in onda. Ci sono delle interazioni, se ci dovessero essere, tra i format, se ci dovessero essere novità, ci conoscerete, quest'estate servirà non solo a seguire tutto il calciomercato, gli europei, e se riusciamo anche qualcosa dei ritiri, ma servirà a farci conoscere, voi conoscete noi ma non conoscete gli altri conoscono gli altri ma non conoscono noi, quindi sarà un modo per rendere il canale conosciuto, per crescere come numeri e per partire poi in maniera seria e strutturata con tutti i format a regime che stanno anche salendo ancora a bordo, perché questa è un'idea che è piaciuta a chi è del mestiere, quindi sta salendo a bordo e quindi col prossimo campionato, una settimana prima dell'inizio del campionato, partiremo a regime e ci faremo tutta la stagione insieme. Questi due mesi aiutateci a crescere e a far crescere Back to the Football, oltre che a casa Lazio. Ringraziamo Monica per i complimenti, mi raccomando, like, attivate la campanella e chi può cerchi anche il canale su Twitch e ci segua su Twitch. Vi diremo altre cose poi, perché ci sarà il canale YouTube che già opera attivo ma non ancora attivato, insomma, quindi non troverete contenuti anche se lo cercate, ma vi diremo tutto man mano al tempo, va bene. Grazie a tutti veramente di cuore, a Henry saluto, ciao, buonanotte, ci vediamo alla prossima, quindi rimanete collegati che così quando ci saranno novità ci troverete qui anche a orari differenti da questo. Quindi ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte. Da Palazzo, seguiteci e aspettiamo la fumata bianco-celeste nel senso proprio di fumata. Ciao, buonanotte. Ah, grazie a lazionews.eu, avevo dimenticato questa grande collaborazione e quindi anche grazie alla collaborazione della redazione di lazionews.eu e quindi di Giorgia Civita. Ancora buonanotte, ciao!